definitivamente ghiacciato. Ma il mio vlog di oggi comincia qua. Eh sì, perché stiamo facendo dei lavori nel basamento della casa e devo portar via un sacco di terra. Terra che mi serve giù al parco, perché devo coprire dei buchi, devo sistemare il canale, devo sistemare delle aiuole. E quindi si comincia da qua. Quindi, ora che fare? Perché so già le domande che mi farete. Come fai ad andare giù? Come fai ad andare a lavorare? Come fai a fare altri vlog? Ma soprattutto, come mai il Defender blocca le ruote? Non hai l'ABS? Vi rispondo già, no, l'ABS l'ho tolto perché per fare fuori strada assolutamente non va bene. Immaginatevi di stare su una cresta con del fango o con della sabbia con il freno schiacciato aspettando di scendere, che quello davanti ancora deve scendere. Con l'ABS le ruote crac 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 vi mollerebbero e comincerebbe la discesa. Con l'ABS disinserito si incastrerebbe nella sabbia o nel fango o comunque da qualche parte e vi permetterebbe di rimanere fermi. Le situazioni sono sempre da verificare, da capire. È meglio non avere l'ABS, questo è il mio punto di vista, la mia esperienza e il mio fuoristrada. Per tutto il resto, ragazzi, sono cavoli, cioè ha piovuto e quindi vedete che tutto il campo non ha più il ghiaccio degli altri vlog, si è sciolto. Ma cosa succede? L'acqua si è depositata sopra tutta la strada e quando comunque la notte la temperatura si è abbassata, perché ormai siamo a dicembre quasi, ha gelato e ha creato quello strato di ghiaccio che fa fare i traversi, ma per la strada vi assicuro non va per nulla bene, perché fare i tornanti con il ghiaccio, con la prima ridotta inserita e sentire che la macchina tende ad andare giù piuttosto che sterzare non è bello per niente. Immaginatevi far venire tutti i ragazzi che devono aiutarmi a ristrutturare con dei furgoni normali, con delle auto normali, è impossibile. Quindi non lo so cosa succederà, però intanto faccio dei lavori che, visto che sono qua, posso fare. Per scaldarmi un pochettino, comunque la stufa la accendo sempre ed è una figata pazzesca. Tra l'altro ho visto che non accendendola per una notte e mezzo piuttosto che due giorni, tra le fughe delle piastrelle si forma una specie di muffa che mi hanno detto essere il salnitro, la fioritura del salnitro. Non so bene che cosa sia, so soltanto che ogni volta c'è questa specie di schiuma che parte dalle fughe delle piastrelle su tutto il locale interno, proprio dovuto al freddo, perché poi quando accendo la stufa è come se morisse e va a sciogliersi. Dovrei lasciare la stufa sempre accesa, costa un pochettino di pellets, ma probabilmente è la soluzione migliore. Questo è uno degli attrezzi da giardino, chiamiamolo così, da parco, che mi ha sempre fatto impazzire perché è veramente pazzesco. Sto rifinendo le ultime fronde perché alcune, vedete, arrivano sul parcheggio e non va bene, e quindi tolgo le ultime e così ho quasi finito per quanto riguarda gli alberi. Se ne rimane qualcuno là in fondo, adesso vado a vedere. Raga, pesa come una bestia quando è tutto esteso, fai una forza sull'avambraccio devastante. Diventerò un Iron Man dopo questo parco. Ok, mi sembra molto più pulito e sembra ci sia più aria, no? Così aperto, bello. Avevo già portato via tutte le fronde, ma queste qui secondo me mancavano e va bene così.
Questi mezzi di oggi, così potenti e affidabili. Avevo già fatto vedere, no, che a Sink lavora bene anche da sola. Che mezzo! Ragazzi, lo adoro. Per chi non sapesse nulla di mezzi 4x4 o in generale, questo qui è un Land Rover Defender passo 90, quindi quello corto. Il mio è camperizzato, significa che ha degli accessori tipo camper, no? Quindi la corrente, l'acqua, i pannelli solari, un sacco di spazi e mobiletti che servono a stivare il cibo, quindi la cambusa, insomma un mezzo con cui puoi viaggiare comodamente, tranquillamente, senza avere un camper che non ti permette di raggiungere alcuni posti. Qui al parco il mio Defender è oro. L'ho già detto negli altri vlog, ma se non avete visto nulla dei miei viaggi, dei miei altri video, andate sul canale e cercateli, ci sono varie playlist, e guardateveli tutti, perché non per me, ma il mezzo spacca. Ho trovato in giro per il bosco un cartello toilette e, siccome qua siamo un po' lontani dalla toilette, volevo appenderlo in modo tale che si vedesse. Li metto sempre un pochettino in alto, così sono visibili un po' per tutti, ma soprattutto, visto che li trovo in giro per il parco, probabilmente qualcuno li ha staccati e buttati in giro, e allora lo attaccherò là in alto. Faccio un po' di retro col mezzo in modo tale da riuscire ad andare sul tetto e poi lo attacco lassù. Ah, che dite? Si vede? Direi che il bagno è di là. Questo è l'attrezzo supremo. Se riesco a tornare su, vado a mangiare un boccone e riattacco a lavorare. Mangiato qualcosa? Devo assolutamente, perché poi quando arriverà la neve probabilmente non potrò più farlo, tagliare dei ferri che escono da alcune rocce che penso qualcuno tempo fa abbia cementato per una questione di organizzazione del giardino, mettiamola così, e del parco. Devo tagliarli adesso perché sono allo scoperto in mezzo all'erba e non vorrei mai che qualcuno, tipo un bimbo che gioca, si faccia male. Quindi con il mio super mezzo ho la corrente, ho la possibilità di avere la corrente, e siccome siamo molto lontani dal caseggiato, assolutamente ne ho bisogno per alimentare la molettina con il disco da ferro, tagliarlo via e rendere sicuro anche quella parte di parco. Ok. Vedete questi due pezzi di ferro che ci sono qua davanti? Escono dal muschio, dal prato, e sono pericolosissimi perché è vicino alle postazioni barbecue e quindi vicino all'area di gioco. Assolutamente devo rimuoverli. Il top sarebbe farlo col motore spento, nel senso che sono tranquillo in mezzo alla natura, come tutti gli altri lavori. Però siccome la moletta assorbe 600 watt, lo spunto ce l'ho perché il mio invertitore di corrente dà 2 kW di spunto, quindi 2000 watt, e ne tiene fisso uno, 1 kW, 1000 watt. Però spesso capita che questi arnesi abbiano un assorbimento veramente devastante, diverso da quello scritto, che è
l'assorbimento continuo. Lo spunto iniziale pare essere molto più tosto. Vediamo se funziona anche a motore spento, è meglio. Tutto quello di cui ho bisogno è un cavo di corrente, una prolunga, che dal mio invertitore di corrente arrivi fino al sasso e ai pezzi di ferro, e un po' di lavoro. Allora, l'asciugo, la prolunga, collego il tutto, la molettina, siamo a motore spento. Yes! It works! Funziona, ragazzi! Essenziale quando si fanno questi lavori, anche se si tratta di un solo taglio, di una stupidaggine da fare al volo, guanti, occhiali di protezione e cuffie. E anche se non sento più niente, ora posso lavorare. Il rumore che sentite è perché fa fatica a stargli dietro. L'invertitore di corrente ha dato tanta energia e siccome sono a motore spento con una sola batteria attaccata a quella dei servizi, mi sta dicendo guarda che non c'è più potenza. Se lo spengo e lo riaccendo probabilmente funziona ancora, ma è un avviso a cui devo assolutamente far caso e per fortuna ho finito, quindi posso spegnere e vedere se si riaccende il mezzo. Quindi tolgo i servizi, attivo due batterie, le metto in folle, esatto, e funziona tutto. Proprio perché avendo due batterie, una isolata per i servizi, quella per l'avviamento rimane sempre carica. È assolutamente un impianto da fare se volete lavorarci col mezzo, perché se non ve ne accorgete utilizzate tutta la corrente a motore spento, scaricate tutte le batterie e quando dovete riaccendere il mezzo per andare via, ciac, e non funziona. Ora, queste pietre che ci sono vicino a dove ho tagliato questi ferri, le ho spostate qualche giorno fa proprio perché mi servono per delimitare ancora un po' di spazi del parco per separare le auto dalla zona pedonale. Avevo già fatto delle immagini qualche giorno fa dove spostavo delle pietre e sono queste qua. Riprendo il lavoro di delimitazione della strada che avevo lasciato, non mi ricordo in quale vlog, perché ora lo spazio che c'è tra una roccia e l'altra è troppo poco, devo diminuirlo. Vedete laggiù ho messo altre pietre, ora ho il carrello per prendere le rocce che trovo in giro e sistemarle a dovere, anche per creare un cordone abbastanza bello a vedersi, insomma. È bella grossa però. Allora, fin qua tutto bene. Il problema è fare più di 100 metri perché non è semplice, ragazzi. Per le buche, le radici, la vecchiaia, ecco. Porca boia. Devo ricordarmi, ragazzi, si vede? Il tappo lì in mezzo, lo vedete? Devo ricordarmi di venire a prendere. Sì, quello che si vede sotto l'inquadratura è il tappo che ho raccolto. Ok, lui sta bene qua, ma questo blocco di cemento è proprio bruttino perché, come si dice, cozza con tutti gli altri. Allora adesso vedete che li ho sistemati tutti bene, tutti belli dritti, fino ai tronchi là in fondo, ma lui proprio non ci sta per niente. Solo che, ragazzi, non so, peserà un quintale, portarlo fin qui è stato un delirio. Dove lo metto? A meno che faccio un buco e lo sotterro, ma adesso è tutto completamente ghiacciato e di fare un buco non se ne parla.
Mi attrezzo, sapete che col def, il verricello, tira, molla, disfa, raffo, fa tutto. Quarta e ultima pietra, la più grossa me la sono tenuta alla fine, il divertimento alla fine. Allora, è ancora tutto ghiacciato, ma dovremmo essere passati da meno 2, meno 3 a 0, ma sto sudando come una bestia. Ieri sono rimasto a casa perché accennavo a una botta di freddo e ho fatto bene a stare a casa. Ma mi sa che oggi me la riprendo se continuo così. Però vabbè, sistemo, chiudo e devo andare a prendere il pellets perché sta finendo per la stufa. Quindi al lavoro. Questa è la più menosa anche perché, oltre ad essere la più pesante, va a sostituire il blocco di cemento che è bruttissimo a vedersi. E questa qua quindi vuol dire che una volta messa lì devo togliere il blocco di cemento che pesa, se non ricordo male, un quintale, almeno un quintale, perché per spostarlo veramente Hulk. Il look è decisamente migliore, almeno fan parte del paesaggio, no? Direi che il ragazzone qua lo sposto un altro giorno. Nel mentre che vado a comprare il pellets per la stufa, ricordatevi che se vi è piaciuto questo vlog o tutti gli altri vlog, mettete un like, condivideteli. E se ragazzi non vi siete ancora iscritti al canale YouTube, qua sotto c'è il subscribe, iscrivetevi e accendete la campanellina così rimanete aggiornati su tutti i video che usciranno. Ho poi anche un profilo Instagram dove ogni giorno posto qualcosa nelle stories, rispondo alle vostre domande, alle vostre questioni, sia di fuoristrada che inerenti al parco. La pagina Facebook, come vi ho già detto, si sta rimettendo un po' in carreggiata, diciamo così. E se volete iscrivervi anche al team Telegram Raffo Racing, il link è qua sotto, oppure me lo domandate via mail o via direct o via messenger, via piccione viaggiatore o via dalle valle, come volete. E vado a prendere il pellet. Faccio fatica anche a parlare. Quelle pietre mi hanno ucciso, raga. Come sempre, ormai l'avevo detto, no? Chiamatemi Pietro. Ma vi siete accorti che nel timelapse di carico del pellets c'è una pietra nel cassone? L'ho dimenticata, ragazzi, l'ho dimenticata dentro nello spostare, fare, disfare col carrello e tutto. L'ho lasciata qua dentro. Infatti quando tornavo sentivo il def un pochettino pesante, dicevo, ma c'è qualcosa in più? E c'è una pietra che pesa 70 kg in più, Raffo. Vabbè, raga, questi vlog finiscono sempre col buio o in box o nel parco. Se avete qualche domanda, qualsiasi domanda, scrivetemela nei commenti. Ricordatevi di andare a visitare il link che c'è qua in descrizione del sito ufficiale del parco, lì cerco di tenere sempre aggiornate le novità. Quando aprirò ci saranno tariffe, ci sarà tutto inerente alla stagione prossima. Fate buona serata, buona giornata a seconda di quando vedete questo vlog e ci vediamo presto. Sono demolito come le pietre. Ciao.